Ciao ragazzi, buon giovedì 6 ottobre. Scoppola, scoppola pesante, adesso ne parliamo. Prima vi ricordo, se vi va, sempre un mi piace, un like al video, l'iscrizione al canale e la campanella per le notifiche, sempre e solo se vi va, mi raccomando. Allora ragazzi, pesante, è stata pesante. Sono stati trasberloni forti che ci hanno. Però datemi atto, ragazzi, quando la settimana scorsa ero disperato dopo gli infortuni di Magic Mike e di Teo in particolare, noi ci possiamo dire tra di noi per caricarci, per che fiducia intatta, ma sì, abbiamo ballo, abbiamo qua, abbiamo là, siamo una squadra, ce lo possiamo dire come vogliamo. Ma quando ti vai a scontrare contro squadre della Superlega, cioè squadre che hanno ritmi, hanno intensità, hanno tecnica, ci passa il mondo tra avere in campo Tatarusanu o Magic Mike, ci passa il mondo ad avere in campo Teo o Balotelli. Se con tutto il rispetto per Teo e Balotelli, sono due buoni giocatori, si impegnano, ma ci passa il mondo. Adesso analizziamo un po' la partita. Quando tu a queste assenze aggiungi tutta la tua fascia destra, tutta, titolari e riserve, e schieri una fascia destra con inedita, che non ha mai giocato praticamente insieme, tranne un tempo a Empoli, come Dest e Krunic, giocatori che comunque uno si deve inserire, non è ancora iniziato a giocare con l'Empoli praticamente, quell'altro, le sue doti migliori non sono certamente quelle di saltare l'uomo e di andare a velocità, quindi direi totalmente fuori posizione. È chiaro che ti vai a scontrare contro una squadra che tra l'altro nei primi 20 minuti non era neanche particolarmente, era lì che aspettava, ci faceva girare palla, non mi sembrava una squadra molto. Poi ha cominciato a vedere alcuni nostri errori tecnici, perché quando ti mancano i campioni, i titolari, come te la cavi? Con lo spirito e con la tecnica. Ieri non abbiamo messo né spirito e né tecnica, abbiamo cominciato a sbagliare palle abbastanza semplici in uscita, consentendo a loro il recupero palla a centrocampo e poi di partire in velocità. Non siamo riusciti a trovare spesso Leao, che ha fatto quello che ha potuto, anche di più probabilmente, perché se riusciamo a pareggiare alla fine del primo tempo con quel gol sbagliato incredibile, è tutto merito di Leao. Il secondo tempo siamo usciti dal campo, secondo me non avevamo più neanche a livello fisico. Bennacer e Tonali li stiamo spremendo, spremendo troppo. Praticamente non abbiamo utilizzato altri centrocampisti tranne loro. E nel secondo tempo si è visto, sono calati anche a livello fisico e la squadra è sparita, è uscita dal campo. Questa è l'analisi, diciamo, della partita in sé. Poi andiamo ad analizzare un attimino più nello specifico. Come si possono prendere tre calci d'angolo consecutivo, tre calci d'angolo consecutivi e tutti e tre prenderli lo stesso giocatore nella stessa posizione, nello stesso modo? Due ti crea pericolo, il terzo ti fa gol. L'avete mai visto voi nel calcio? Con Magic Mike in campo. Seguitemi, con Magic Mike in campo. La prima volta la prende Thiago Silva. La seconda non so se la prende Thiago Silva. Ma la terza non la prende Thiago Silva perché Magic Mike li ribalta tutti dopo la seconda volta che la prende Thiago Silva. Ci mette la sua presenza, ci mette la sua personalità. Richiama questi che dormono. E li richiama perché non può prenderla tre volte lo stesso giocatore nella stessa posizione e tutte e tre le volte creare un pericolo. E penso che non, di non averlo mai visto nella storia del calcio.
Penso di non averlo mai visto nella storia. Il 100% di possibilità che prenda la palla Thiago Silva e che crei un pericolo. Su tre calci d'angolo, tre. Capite che non è possibile. Che ci voleva lì l'uomo di personalità che scrollava questa difesa e gli diceva: oh, se non va così, cambiamo. Mettiamoci a uomo su Bennacer, perché per tre volte si è, cioè scusate, su Thiago Silva, perché per tre volte si è trovato Bennacer su Thiago Silva. Non è possibile. Bennacer è alto così, non è possibile. Assurdo. Poi errori tecnici, errori in uscita, poca personalità, secondo tempo siamo spariti dal campo, niente. Pagelle. Tatarusanu 5. Non perché abbia particolari colpe sul gol, sul secondo sì, perché non puoi rimettere la palla lì a 1 metro dalla porta e tra l'altro metterci guardate il tempo che ci mette a rialzarsi dopo aver respinto la palla e ditemi voi se è possibile. Guardate il tempo che ci mette a rialzarsi. E poi secondo me genera insicurezza nella squadra e i difensori sono terrorizzati secondo me dal far tirare in porta gli avversari, no, non è possibile. Io lo dico chiaramente, io avrei puntato più su Mirante che almeno ricordo che era un buon portiere, nel precampionato mi aveva destato un'impressione migliore rispetto a Tatarusano. E ho il terrore, ve lo dico sinceramente, ho il terrore con Tatarusano in porta. Dest 4 ha sbagliato tutto quello che poteva sbagliare, appoggi, disimpegni, davanti non è esistito, ha sbagliato anche in occasione del secondo gol, mi sembra un tacco senza senso. 4. Kalulu, l'unico che mi è piaciuto, che ha mantenuto il suo livello, gli do un 6,5. Tomori, se non faceva quell'errore, era una sufficienza anche per lui, perché gli arrivava da tutte le parti, ha annullato praticamente Aubameyang, però ha fatto un errore determinante e gli ha concesso il gol, l'unico errore praticamente. Forse era un po' che aveva appena subito un infortunio, se non sbaglio, quindi era un po' claudicante, comunque 5,5. Balotore 5 perché James sulla sua fascia ha fatto il bullo praticamente, cosa che non avrebbe certamente fatto con la presenza di Theo, anche a livello di personalità. Lui ha fatto il bullo letteralmente con Baluture e mi spiace, questa è mancanza di personalità ed è 5 per Baluture. Benassergli do 6 perché ci ha provato i primi 20 minuti, faceva far girare la squadra, ma non può giocare sempre, non può, il secondo tempo è calato fisicamente. 6. Tonali stesso discorso. Ci ha provato, il secondo tempo anche lui fisicamente è andato in difficoltà, 6 anche per Tonali, non è colpa loro, li stiamo spremendo troppo. Krunic 4, inesistente praticamente, e sbaglia un gol che dobbiamo pure commentare. 4. Charles, gli do 5 perché certo non può essere lui il responsabile di una prestazione così negativa, di una squadra che non aveva spirito, non aveva, insomma, non era certo lui in questo momento con le difficoltà che ha di inserimento a poterci tirare fuori dai guai. Anche lui un po' timido su quella palla che avrebbe potuto magari calciare un po' più forte per mettere in difficoltà il portiere, quindi 5 per Charles. Leao gli do 6 perché ci ha provato, abbiamo trovato poco. Lui, quando l'abbiamo trovato, comunque ha provato a determinare, ma ieri era troppo, predicava proprio nel deserto, quindi. E Giroud gli do senza voto,
senza voto perché praticamente non ha toccato palla. Quindi, quando uno non tocca palla, è senza voto. Pioli gli do 5 perché questa volta mi spiace perché non è nemmeno colpa sua. Lui ha messo in campo l'unica formazione che era possibile mettere in campo. Quindi scusate, gli do 6, non gli do 5 perché poverino non poteva fare di più. La personalità non è che gliela puoi regalare ai giocatori. Gli puoi regalare il gioco, gli puoi regalare le idee di gioco, le posizioni, ma la personalità non gliela puoi regalare. Se non ce l'hanno, non ce l'hanno. E alcuni non ce l'hanno, poco da fare. Quindi sei, ai subentrati sono entrati in una partita, in un momento che la partita era praticamente finita, quindi no, io do senza voto a tutti i subentrati. Qualcuno ha criticato il fatto che il mister ha fatto questi cambi, ma scusate, ma sul 3-0 di una partita finita, almeno vuoi togliere Leao che ti si facesse male anche lui venerdì, cioè sabato hai una partita che insomma è leggermente importante, mi sembra, io avrei tolto anche Tonali, sinceramente ve lo dico, quindi diciamo stupidate, almeno tra di noi ragioniamo un attimo. La partita sul 3-0 è finita. E ragazzi, ci aggiorniamo a pomeriggio per vedere se c'è qualche novità dagli allenamenti. Recupereremo sicuramente i tre Vranx, Ciao e Adli, i tre che non potevano giocare ieri perché fuori lista. Vediamo se riusciamo nel miracolo di recuperare Teo. Ma ci manca sempre la luce e la personalità di Magic Mike là dietro. Speriamo che sia sufficiente per battere la famiglia reale di Torino. Ragazzi, buona giornata, malgrado tutto, sempre Forza Milan, ciao.